tanto qualcun altro ha delle domande da fare, magari io a Chiara o Carlo anche impegnata. Alessandro, tu che sei... Ma io non ho fatto, non dovete rispondere. Non abbiamo fatto finta di niente. C'è stato un attimo. Era quella sul dolore della poesia, come è nato il vostro approccio alla poesia. E poi abbiamo anche Nata che può parlare anche lei di questo rapporto. Sì. Che non è necessariamente, però in realtà condizionata spesso. Sicuramente il dolore influisce nella struttura, almeno per quello che mi riguarda, perché sono comunque per quello che riguarda. No, anche cerco perché diciamo giustamente in casa io ho iniziato a fare così, poi penso che sia stato un approccio in qualche modo alla poesia e trovato anche così che sono stato anche modo anche di espormi a noi più presente. Sicuramente il dolore tipo una poesia riesce ad accomunare abbastanza bene il dolore, nel senso che comunque forse più facilmente con una narrativa, con un romanzo, con un racconto, probabilmente perché te la senti, a me per quello che mi riguarda la vivo più come casa mia, e quindi io quando scrivo magari con delle figure che non c'entrano niente, però so bene cosa io voglio andare a parare, che cosa intendo. E forse è quasi un modo di dirlo, ma quasi nascondersi. Un giro strano da spiegare, perché per me è normale, è così. Sì, poi in effetti la poesia viene da dentro, dal profondo. E probabilmente quando la scrivo, almeno a me accade questo, quando la scrivo, vado proprio alla ricerca delle parole e vi dico la verità, mi piacciono, non mi sto notando, perché poi magari quando la rileggo dico mamma mia che schifo scritto, ma lì per lì mi piacciono molto, ma soprattutto noto che ho scritto anche quello che non volevo scrivere, ho detto anche quello che non volevo dire, e questo accade quando scrivo la poesia, mi sembra che vada al di là di me, è proprio come una mandria di pensieri e di parole che vanno sulla carta. Non dico senza mio volere, perché non sarebbe dico, ma in effetti in poesia dico di più di quello che vorrei dire. Ma sì, nasce dal dolore, ma non è un dolore, come dire, è quasi, e non è nemmeno un compiacimento del dolore. È una cosa bella, è uno stato d'animo. Un affrontarlo, magari. Sì, esatto. Male e medicine, sì. E dici qualcosa anche tu, infatti, su questo? Male? No, non voglio dire niente. Io penso che scrivere una poesia è un po' come mettere un massaggio in una bottiglia. Ti salvi tu che la scrivi. E magari però si salva anche chi la legge. Esatto. No? Esatto. Perché quando la poesia è ben fatta, fa pensare chi la legge. E questo fa pensare, questo fa trovare una vera. Soluzioni credo che proprio non ci siano per nessuna cosa, no? Sono quelle del pagare le bollette quando qua ci stanno usando. Ma nel resto delle cose della vita le soluzioni sono sempre magari temporanee. Se uno legge una poesia e quella gli dà uno spunto per qualcosa, è una poesia. Quindi in un certo modo veramente è un messaggio che salva chi scrive e chi legge. Penso. Io vorrei tornare al discorso di prima. Un discorso dei diversamente atti. Chiara, ci parli anche tu della poesia. Volevo solo abbandonare quello che diceva Nata. Un episodio breve, una decina d'anni fa, forse anche di più. Roberta adesso ha le corde, ma prima aveva un registratore e andiamo in una tabaccheria a cambiare le batterie. Me le faccio dare dalla signorina che era lì, lei, questa signorina invece chiama Roberta, non la conosceva, però la chiama, sempre che io la chiamo Roberta, dice, ma Roberta non metti le dalla sola le batterie, basta che tocchi questo pilulino, guarda, questo da un giorno Roberta mette le batterie da sola, cosa che io avevo pensato non potesse fare. Non ho fatto una mostra al mio lavoratore, quindi eravamo solo io e lei.
diciamo, per non far sentire la tavola, eravamo da sole, di cui ho fatto il ristorante. Dopo al ristorante a mangiare gli spaghetti con l'uovo, che piacciono sia a me che a lei. Le ordiniamo, non ce l'abbiamo. Allora Roberta prende un'altra cosa, e invece Roberta fa, mi prende un po' e mi fa, andiamo in un altro ristorante. La risposta di Stefano è stata, certo Carla, tu ti sarai vergognata, eccetera, eccetera. Io a sua volta rispondo, no Stefano, non mi sono vergognata, ho ringraziato mia figlia che ha fatto una cosa che io non l'avevo fatta. Questo è scritto a diversità, adesso andiamo a ristorante. Ecco. Salta, salta. A me è salta, salta.